Dopo le polemiche per il ritardo nelle nomine ufficiali dei vertici dell'ente, che ha lasciato uno stallo amministrativo da novembre 2017, è arrivato il giorno di benvenuto per il nuovo presidente, Lucio Zazzara. Il nuovo eletto è stato scelto dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa, d'intesa con il governatore della regione Marco Marsilio, con un decreto di nomina firmato l'8 ottobre. Ha già pensato a quali saranno i primi passi per affrontare la progettazione e la programmazione di questo ente? Ah, questo è un ente che esiste già da circa 25 anni, non è stato fermo e molto qualificato nelle persone che lavorano nei suoi uffici. Ci sono molti giovani ricercatori molto bravi che hanno già messo in campo le loro capacità, hanno prodotto moltissimo in termini di ricerca, in termini di progetti anche, e quindi voglio dire, io arrivo, tra l'altro ci sono state anche delle reggenze importanti di precedenti presidenti, io arrivo, diciamo, in una situazione abbastanza felice sotto questo aspetto. Certo, ci sono delle questioni che vanno affrontate, alcuni cambiamenti di prospettiva che io sicuramente cercherò di costruire insieme al mio bel gruppo di collaboratori, e quindi credo che ne vedremo diverse di cose di cui riparlare ancora. Ore Modinino, ex direttore del parco, e l'ultimo presidente ufficiale Franco Iezzi hanno già lavorato molto per creare quella rete tra i 39 comuni e l'ente istituito nel 1991 per effetto della legge quadro sulle aree protette. Ma ora, dopo circa 30 anni, la rete già costituita dai predecessori deve essere rafforzata, e questo è uno dei primi obiettivi che si pone il nuovo presidente per valorizzare una delle aree protette della Regione Verde d'Europa, che per molto tempo è stata trascurata. Tra le altre priorità, rispondere a quei comuni che fanno richiesta di entrare nei confini del parco e aggiornare la pianta organica dalle 25 alle 50 unità di personale. Si aspetta ancora la nomina del direttore ufficiale, ma per il momento il direttore facente funzione lavora già a tanti progetti di tutela della flora del parco e di conseguenza la promozione dei 5 sentieri tematici che ospitano ogni anno 150.000 arrivi nel territorio secondo l'OTRA. Conosco molto bene l'ente perché appunto da tecnico l'ho girato veramente in tutti i suoi anfratti, diciamo, quindi in tutte le sue valli, in tutte le sue cime, e conosco bene anche le comunità locali. Per tanti anni mi sono occupato delle procedure sui tagli forestali o sulla rimessa a coltura dei terreni, quindi ho sviluppato anche una sensibilità particolare nel dialogare con le comunità locali, e credo che sia questo proprio il focus su cui si lavorerà nei prossimi anni, diciamo.